un uomo sulla luna, mai esistito, eh? Sicché veniva le lacrime agli occhi. Mi trovavo in Africa, a Tripoli, e si è visto in diretta, ecco, lo sbarco sulla Luna. Vedere un'astronauta, una bandiera e piantarla sulla Luna, insomma, vuol dire che l'uomo per andare avanti. Una notte insonnia, una notte così, si poteva dormire. Dicevo, mamma, andiamo a letto, specialmente te, vai a letto, è tardi. E lei mi diceva, no, 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 quando si rivede una cosa così, ma ti rendi conto che siamo privilegiati? Una diretta della Rai eccezionale. Si cercava l'orario sui giornali oppure a giornali radio per sapere quando sarebbe sceso, quando sarebbe successo questo avvenimento. Poi si fece la festa, sicché si mangiò tortellini, si mangiò cose, sfilatini. Se c'era la luna, te dicevi, lassù c'è un uomo. Si camminava sulla luna, ma ti rendi conto che meraviglia. Era un'unione di contentezza, capito? Perché la luna dovrebbe essere di tutti. Prima si immaginava la luna rossa, ci si innamorava. Un piccolo passo per un uomo è un passo grande per l'umanità.